quindi i senatori saranno 5. Questo meccanismo farraginoso di scelta barra elezione rimandato a una legge successiva è anche segno di una ambiguità che non si è voluto risolvere, perché qualche volta i sostenitori si dicono: ma voi fate dell'allarmismo, guardate che ci sono molti paesi in cui i senatori, i membri della seconda camera, della cosiddetta camera alta, sono scelti in modo indiretto e non direttamente. Allora, basta essere chiari su questo punto, basta essere chiari. Si può scegliere, però attenzione, prendiamo la Germania, la seconda camera, questo Bundesrat. È vero che lì i membri del Bundesrat sono scelti dai governi dei singoli Länder, dei singoli stati regionali, è vero, e li rappresentano, Tanto è vero che quegli eletti non hanno il cosiddetto hanno il cosiddetto vincolo di mandato, cioè se io governo della Sassonia designo come rappresentante della Sassonia al Bundesrat Alfredo Somoza ha vincolo di mandato, cioè fa quello che gli dico io, perché non è un rappresentante del popolo tedesco, è un rappresentante del governo di uno Stato federale. Invece cosa accadrà ai nuovi senatori? I nuovi senatori non avranno vincolo di mandato, non ce l'hanno vincolo di mandato. Quindi si tratta di una rappresentanza politica nel senso più tradizionale del termine, ma se è una rappresentanza politica allora devono avere una legittimazione politica che può venire loro soltanto dal suffragio diretto e universale. Questa quindi è stata una contraddizione enorme, che quindi compromette, lede gravemente il principio della rappresentanza, se poi appunto, ne parleremo, si combina con le modalità di elezione della Camera dei Deputati. Ultima cosa, i poteri del Senato. Il Senato avrà ancora dei rilevanti poteri legislativi. Io qui non posso farla lunga perché l'ho già fatto troppo lungo. Io dico, guardate, se avete dei dubbi tra il sì e il no, l'esercizio più utile è leggere, se riuscite ad arrivare fino alla fine, il nuovo articolo 70, e se non fosse tragico sarebbe comico. Guardate, il Senato avrà rilevanti funzioni legislative, perché ci saranno ancora molte leggi in cui ci sarà il procedimento bicamerale, diciamo, perfetto, molte leggi rilevanti. Per esempio, faccio un solo esempio, tutte le leggi che recepiscono le direttive dell'Unione Europea. Guardate che ormai le direttive dell'Unione Europea sono tantissime. Dire che su quelle leggi si continua a utilizzare il procedimento bicamerale significa che il Senato ce ne avrà di lavoro da fare, sempre che i consiglieri regionali a mezzo servizio trovino il tempo, ovviamente, di fare anche questo mestiere. Poi ci sono le leggi invece che competono alla sola Camera dei Deputati, ma che il Senato può chiedere di prendere in esame. Poi ci sono le leggi che sono approvate dalla Camera dei Deputati, ma che il Senato poi deve, entro una certa tempistica, prendere in esame. Quindi ci sono le leggi che può chiedere di prendere in esame, quelle che deve chiedere di prendere in esame. Sono tutti diversi commi dell'articolo 70 che vi sto riassumendo. Poi ci sono invece delle leggi che possono essere proposte dal Senato. Il Senato conserva il cosiddetto potere di iniziativa legislativa, cioè di proporre dei disegni di legge. Quindi, diciamo così, siamo di fronte a una complicazione enorme. Tanto è vero, guardate, non è una mia invenzione, che all'articolo 70 c'è un comma, il sesto, che dice: guardate, siccome ci rendiamo conto che i 5 precedenti abbiamo scritto una cosa che è un casino pazzesco, chissà quanti conflitti sorgeranno. E infatti sentite il sesto comma dell'articolo 70: i presidenti delle camere
decidono d'intesa tra loro le eventuali questioni di competenza sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Cioè è prevedibilissimo che, dato questo nuovo articolo, ci saranno moltissimi conflitti di competenza. Ma questa materia è di competenza della sola Camera dei Deputati o è di competenza anche del Senato della Repubblica? Allora, la stessa Costituzione nella sua nuova versione prevede che ci dovrà essere un accordo fra i presidenti delle due Camere per dirimere questi conflitti. Allora, parliamo di tutto, ma non di una semplificazione del procedimento legislativo, ecco.